Non ho bisogno del suo aiuto. Ma bisognerà che gliene parli prima o poi. Perché? Perché è anche casa sua. Non credo che se lo ricordi. Grazie delle zucchine, Nette. A Mattes gli escono dalle orecchie, non le sopporta più. Posso sempre aggiungerle al pastone per gli animali. Lo so che ti piacciono, sono buone. La cosa gli farà piacere. Sì, arriverà anche il vostro turno. Forse. Scusa, Tony, la macchina si è rotta un'altra volta. Capita. Solo il tuo orgoglio non si rompe. Non intendo chiamarla, punto. Neanche se lo ripeti 20 volte. Che ti costa cambiare atteggiamento? Che cosa mangiamo oggi? Sono rimasti degli spaghetti. Gli spaghetti fanno ingrassare. Soltanto se ne mangi troppi. Steinhoff? Non so se la cosa ti interessi, ma è il caso di dirtelo comunque. Io dovrò vendere. Clara, quanto mi dispiace. È un momento difficile. Sì, la mungitrice si è rotta e purtroppo in banca non mi fanno più credito. E adesso che farai? Che farò? Non ne ho idea. Qualcosa troverò, no? Certo, qualcosa si trova sempre. Però pensaci un attimo. Questa è l'occasione giusta per un nuovo inizio. Una nuova impronta nella tua vita. Fino a quando l'acqua continuerà a costare più del latte, non le vedo. Tutte queste possibilità. Clara, ascolta quello che ti dico, vuoi? Vieni a trovarmi così ne parliamo con calma. Ora però devo scappare. Ti aspetto, eh? Ciao. Se vogliamo andare, io sono pronto. Mi ha chiamato mia sorella. Tua sorella? E che dice? Temo di aver fatto una cosa molto stupida. E quale? Le ho detto di venire qui. L'hai invitata qui? Da noi? Va bene. Qualcuno dovrà pur darle una mano. Clara non sa niente della vita reale. Allora troverà in te un'ottima maestra. Sei favolosa. Grazie. Troppo tempo. Tranquilla. Ehi, non mi hai lasciato i soldi. Allora, Nicky, che cosa ti ha detto? E cosa vuoi che mi dicesse? Vieni a Düsseldorf. Beh, lascia che ti aiuti. E come farebbe Nicky ad aiutarmi? Quella specie di zucca vuota non sa niente della vita. Troverai in te un'ottima maestra. E le bestie? Ma dico, cos'hai per la testa? Magari lei è convinta che gli animali mangino e si mungano da soli. Questo non è un problema. Finché non torni, pensiamo noi alle bestie. Vuoi un passaggio? Non preoccuparti. Oh, bella, andiamo a spasso. Lola, metti a posto le scarpe. Lola, metti a posto le scarpe. Mettile a posto tu, se vuoi. Lola. Ecco qua. Ciao, piccolino. Ciao, mamma. Sta facendo tardi. Sì, sto arrivando. In bocca al lupo per il tuo incontro. Grazie. Ciao. Sta attento quando spiega la maestra, Moritz. Sì, tranquilla, mamma. No, Nette. Non voglio andare a Düsseldorf. Non servirà a niente.
Sei una ragazza molto coraggiosa, Clara. Ce la farai. Forse le cose ti saranno più facili lontano da qui. Non voglio stare lontano da qui. Seduta, bella. Clara. Se trovi un compratore, puoi cercarmi qui. Clara, mi dispiace tanto. Che ti dispiaccia o no non fa alcuna differenza, tanto io dovrò vendere la fattoria comunque. Non volevo. Upon opening our wounds, well, I realized quite soon I tried hard, but I couldn't make it better. Well, now everything Düsseldorf. Is gone, and it seems that I have done sì, Bella. Wrong, Düsseldorf. But it doesn't matter. Andiamo a Düsseldorf. So maybe you and me can try to find a way that leads. Che vuoi, accidenti! Supera! Sì, hai ragione tu! All'inferno! Sei già arrivata. Sta giù. Tieni lontano il cane, per favore. Basta, Bella, basta. Digli subito di smetterla. Seduta. Seduta. È così che ci salutiamo, oppure... Oh. Ciao, Clara. Benvenuta. Sì. Abbiamo negozi di alimentari qui, sai? È che ho pensato che ti avrebbe fatto piacere un po' di roba da casa. Se la coltivi con le tue mani è più buona. Sì, certo, è vero. Dove posso mettere la cuccia? Dove preferisci? Se proprio deve stare in casa, allora... Dietro il divano. Bella! Bella! Ah, prima che mi dimentichi, metà del paese ti manda i suoi saluti. Non ricordo neanche più una faccia. Manco da troppo tempo. Solo 5 anni e 7 mesi. Ricordi la data precisa? Sì, era il funerale di papà. Un abbraccio da Nette, a proposito. Nette? Annette, la vicina di casa, la migliore amica di mamma. È lei che mi ha dato una mano quando la mamma ha cominciato a stare peggio.
Scusa un secondo. Steinhoff. No, 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 il pezzo su Thaler esce nel fine settimana prima del vernissage. Esatto, come abbiamo deciso. Grazie. Forse hai avuto l'impressione che siamo pieni di soldi, però il mutuo per la casa è molto alto e la galleria è appena agli inizi. Questo solo per dirti che non abbiamo più molto da parte e quindi non... Non sono qui per quello. Sì, certo, volevo solamente dirtelo, così adesso lo sai. Già. Hai mai considerato l'ipotesi di andare via? No. E perché dovrei? Potresti ricominciare da qualche altra parte, trovare un lavoro che ti diverte di più. Ma il mio lavoro mi diverte molto. Sì, sì, lo so, ma non hai mai pensato di poter cambiare? Non hai un sogno nel cassetto? Non ho tempo di sognare. Alla fattoria c'è troppo lavoro da fare. Con i sogni non si mangia. Parole di papà. Esatto. E sono sempre valide. È quello che fai che conta. Mamma, cosa c'è da mangiare? Ehi! Non credo ai miei occhi. Mamma mia, quanto siete cresciuti! Che bello, un cane! Vieni qui, vieni! Ciao! Ciao! Posso? No, grazie, per me la sera niente carboidrati. Quello è colesterolo puro, Moritz. Davvero buonissimo, Clara. Sono contenta che ti piaccia. Non stai mangiando troppo grasso? No, il burro cura la nostalgia di casa. Hai già nostalgia di casa? Non tanto, un pochino. Alla mamma sarebbe piaciuta la tua casa. Ti avrebbe chiesto di insegnarle a usare tutte le cose che non conosceva. Possiamo evitare di parlare di questo adesso? La mamma non è qualcosa di cui evitare di parlare. Davvero le hai fatte tu con le tue mani? Qual è il procedimento? Anche Mickey lo sa. Davvero? Mickey è un nome che fa schifo. Lola, per favore. Clara, preferirei che tu mi chiamassi Mika, come fanno tutti gli altri. Certo. Signora Mika, mi dispiace che lei non ricordi come si sgozzano i maiali. Moritz, smettila di dare da mangiare al cane. Deve imparare che quello che c'è sulla tavola non è per lei. Hai capito? Non lo sapevo, non ne abbiamo mai avuto uno. Beh, comunque, non capisco perché darle tanto da mangiare. Non ho mai visto un cane così grasso. Beh, questo non ha niente a che vedere col cibo. E con cosa? Sto per avere i cuccioli. Davvero? Quando? Presto. Cosa? Moritz? Mamma, siamo a tavola! No, siamo a tavola, mamma! Non ho più fame. Steinhoff? Sì, Marco, come dici? Grazie a un amico ti ho preso un appuntamento con un super coach, in barba alla sua eterna lista d'attesa. E perché dovrei andarci? Per capire cosa puoi fare veramente, cosa vuoi. Certo, so che lo fai per il mio bene, però io non ne ho voglia. Non essere così testarda, guarda che è un privilegio. Sì, ho capito, ma in fondo cosa c'è di male nel lavorare in una fattoria o in un supermercato? Ne parli come se fosse la morte civile. Lascia che ti dia dei consigli, lascia che ti aiuti. Forse vivere in paese è troppo duro per te, ma perlomeno lo conosciamo. Ecco, adesso... appunto, lo conosciamo. Devi provare a guardare oltre, a volte devi scavalcare quel recinto. In fondo cos'hai da perdere? Va bene, sì. Se la cosa ti rende felice, mamma mia. Ma non lo sto dicendo per questo. Però se davvero ti serve una motivazione, sì, mi renderebbe felice.
Annette, è tutto così difficile qui. Voglio tornare a casa. Si è offerta di darti dei soldi? No, niente soldi. Ma gliel'hai chiesti esplicitamente? Sì, ma mi ha detto subito che non poteva aiutarmi, perché sono in mezzo ai debiti anche loro. Ha fissato un appuntamento con un super coach, uno che dovrebbe darmi una mano. Super coach? Che vuol dire? Oh, amore, in che cosa ci siamo imbarcati? Datevi il tempo di abituarvi l'una all'altra. No, non credo che mi ci abituerò mai. Quando Clara parla mi sembra di sentire mio padre. Coi sogni non si mangia, non faceva che ripetermelo ogni giorno. E lei usa le stesse parole, la stessa mentalità, come se il tempo si fosse fermato. E che cosa ti aspettavi? Non si è mai allontanata da lì? Era Clara la ragazza normale, io ero quella suonata. Sì. La ragazza suonata di cui mi sono innamorato. Non ti dispiace dover vendere la casa in cui sei nata? Non è mai stata casa mia. Avrei tanto voluto prendermi un giorno libero, ma ci sono tante cose da fare. Tranquilla, non preoccuparti. Passo a trovarti quando ho finito, va bene? Bene, per qualsiasi problema chiama. Sì, certo. Moritz è felicissimo all'idea che tu vada a prenderlo a scuola. Mi raccomando, controlla che faccia tutti i compiti. Sì, lo farò. Steinhoff? Ah, sì, sono già in macchina. Mi stressa da morire. Ciao. Sarò di ritorno il 14. Perfetto, possiamo allestire il 15. Marco, segnati che avrò bisogno di te il 15. D'accordo. Può attendere un attimo in linea? Grazie. Scusami, una domanda. Lo stand alla Fiera dell'Arte è 36.000 o 42.000? 42.000. Sì? 42.000. Bene. Lo sa cosa stavo pensando? Mi perdoni, sì, sono 42.000 euro. Questo bianco. Il bianco è impossibile. Il tema fondamentale nei miei lavori è il grigio. Come si può fare? Lei avrebbe qualche suggerimento? Una tinta più scura per la profondità, per creare una sorta di struttura superficiale. Grigio ardesia? Cosa? È una sfumatura di grigio ardesia. Ah, ardesia. Interessante. Certo, con una mostra in corso noi non possiamo ridipingere. Sì, ci penso io. Hanno superato il test dell'odore? Oddio, scusi, non volevo. È che mi piace annusarle. Sì. Penserà che sono matta. Hanno una forma così buffa. Si chiamano patate ratte. Sono così piccole, io le chiamerei topoline. Queste vengono dalla Francia. La rat. Non le conosceva? No. Sempre avuto le buone vecchie Linda. Già. Sono un po' più chiare. A me piacciono le patate più gialle. Però le Linda hanno un buon sapore. È vero. Ma con le Linda ormai ci faccio poco. Costano più del manzo le patate francesi. Un pizzico di sale, un po' di burro ed ecco un piattino gustoso. Per lei così può assaggiarle. Non posso. Coraggio. Che gentile. Grazie. Di nulla. Grazie ancora. Subito, entro 7 giorni. Arrivo subito da te. Ah, sì, naturalmente. Scusa un istante.
Ho provato, ma niente da fare. Salve. Sì, grazie lo stesso. Ah, Marco, scusa, volevo presentarti mia sorella Clara. Clara, il mio socio Marco. Tua sorella. Piacere. Piacere mio. Beh, e adesso come facciamo? Dobbiamo ridipingere tutto. In grigio ardesia. In città non c'è un pittore disponibile, vogliono un preavviso di settimane. Posso dipingere io, sono brava. E non ho niente da fare. Che assurdità. Io lo chiamerei un dono dal cielo. Perfetto, grazie. A casa eravamo sempre noi a dipingere. Non ti ricordi la tua camera da letto? Qui deve essere tutto perfetto. Avrai un grigio super perfetto. Insomma, che ci vuole? Grigio su bianco è una passeggiata. Perché poi qualcuno voglia delle pareti in grigio, boh. Un grande aiuto con lo spirito giusto. Ti ringrazio. Ma sì, ha ragione. Fantastico. Si comincia. Sei molto gentile, Clara. Allora, sì, Marco, informati su quanto tempo ci vuole perché i quadri vengano portati via e intanto troviamo dei campioni per il colore. Faccio subito. Perché non dipingi più niente di tuo? E gli altri lo fanno meglio. È un vero peccato, però, mi dispiace. Esponendo le opere degli altri ho più successo. Quello era il tuo dono. La ragione per cui sei andata via di casa. Volevi imparare a dipingere, non a vendere i lavori degli altri. Bella è fortunata. Lei non deve andare a scuola. È così terribile? Noiosa da morire. Neanche a me piaceva la scuola. Era tua mamma quella brava. A me piaceva stare all'aperto. Nei campi, con gli animali. Ecco, quello mi piacerebbe. Pronto? Il nostro pranzetto è servito. Sì, ma questa sarà l'ultima data possibile. Bene. Ma come hai fatto a conciarti in quel modo, Moritz? Clara? Beh, dopo pranzo siamo andati a giocare con Bella e quindi... Il riva al fiume è stato bellissimo. Tieni. Mi ha fatto bene, un po' d'aria fresca e un po' di esercizio fisico dopo tante ore seduto sui banchi di scuola. E tu come lo sai che cosa fa bene a mio figlio? Ha un compito di dettato la prossima settimana, non si è esercitato. Invece di fargli fare i compiti lo porti a rotolarsi in mezzo al fango. Ma cosa hai in testa? Non lo so. Come faceva a concentrarsi subito dopo la scuola? Per te non è mai stata importante, per noi lo è molto. Non boicottarmi, per favore. Io non ti boicotto in niente, solo non è il caso di farne un dramma. Adesso facciamo i compiti. Sai quante cose ci sono da imparare che non trovi sui libri di scuola, la natura, ad esempio? Vieni, piccolo, vediamo cosa c'è in frigo. Philippe dov'è? Non c'è mai quando c'è bisogno di lui. Marco, sì, dove eravamo? Sì. Siamo. Grazie.
Clara Hippendorf. Benvenuta. Sono Tim Hof. Venga. Ho bisogno di farle molte domande, le più disparate, perché posso aiutarla solo se posso conoscerla. Prego. Beh, se lo dice lei. La sento un po' scettica. Sì. Allora perché è qui? Perché mia sorella è convinta che sia una buona idea. Sua sorella maggiore? Esatto. Prego, si accomodi. Dove preferisce? Lei invece non è convinta della bontà del consiglio di sua sorella maggiore. Esatto. Già, ne so qualcosa. Ma ora basta con sua sorella. Noi siamo qui per parlare di lei. Cosa vuole? Quali sono i suoi sogni? Anche lei con i sogni, ma sono così importanti i sogni? Oh, direi proprio di sì. D'accordo. Sogno di non vendere la mia fattoria. Fattoria? Sì, io posseggo una fattoria nell'Eifel. Solo che non rende abbastanza. Tanto non serve a niente. Se non riesco a venderla, se la prenderà comunque la banca, sogni o non sogni. Questo è un territorio totalmente inesplorato per me. Mi spieghi meglio. Dunque, 6 ettari di terra, 25 mucche da latte. Lei vende il raccolto ed è praticamente autosufficiente. Fa tutto questo da sola? Sì. Grazie. Prego. E si è anche presa cura di sua madre? Io non sono il tipo che scappa. E qualcuno doveva occuparsi della terra. Grazie. Mi permetta di andare dritto al punto, senza tergiversare. Cos'è che a lei piace davvero, che le dà gioia? Stare a casa mia, sulla terra a cui appartengo. Ha uno spirito combattivo. Adesso tocca a me. Io e lei ci rivedremo il giorno 15. Venga alle 2 del pomeriggio. E poi? Il 15 le dirò come penso di poterla aiutare. Ma cosa sta dicendo? Mi ha tenuta qui a parlare tutto questo tempo, dandomi false speranze quando la fattoria ormai è persa per sempre. Non è affatto giusto, io devo guardare avanti. Infatti è così, lei deve guardare avanti. Lei ha competenze nell'agricoltura. Dobbiamo trovare il modo di applicare le sue competenze in quel settore. Ne saprà di più il giorno 15. Sì, non vedo l'ora che arrivi. Anch'io. Con le tue competenze in agricoltura speravo che ti avrebbe suggerito di fare qualcos'altro. Quella fattoria è la mia vita. Tu non gli dai valore solo perché a te non piaceva. Non mi piaceva, per me era una sofferenza. Non ti sembra di esagerare? No, niente affatto. Ogni giorno era solo la fattoria, lavoro, lavoro, lavoro. E l'arte? Roba da scemi. Io ero solo una povera pazza. La mamma era così fiera di te. Allora l'ha nascosto molto bene. La mia salvezza è stata venire in città e rendermi conto che c'erano così tante persone simili a me. Per la prima volta in vita mia mi sono sentita normale. Io a casa mi sentivo sempre normale. Non facevano che ripetermelo in tutte le salse. Lo straordinario esempio di Clara. Non è stata colpa mia. Questo è vero, questo è vero. Sì, hai ragione, Clara. Non è colpa tua. Posso aiutarla? Avete i fiori di borragine? Li può trovare in negozio. Ah. Quelle patate sono una bomba. Sì? Sì. Dove sono i fiori di borragine? Devono essere giù in magazzino. Ok, ora vado a cercarli. Venga con me. Le fanno crescere sul suolo sabbioso? Sì. Sì? Hanno un sapore dolce, quasi di noci. Un'esperta di patate. Vorrebbe comprarle allora? No. No? Non posso permettermele. Peccato. Hai tu le chiavi? Eccole. Andiamo a fare shopping domani? Non credo di averne il tempo, Lola. Ma non ho niente da mettermi. Ciao, mamma, ciao, papà. Hai la sindrome del vestito invisibile. E che cosa sarebbe?
Se hai l'armadio pieno e dici che non hai niente da metterti, hai la sindrome del vestito invisibile. Sto studiando, mamma. Molto meglio la mia sindrome della tua, non andrei mai in giro conciata come te. Stai esagerando, Lola. Però è vero. Ciao, Clara. Ciao. Col tuo fisico puoi mettere quello che vuoi. Ma io ho solo questo. Mind you, I never thought about these things before. And I guess how to dress never bothered me. And now it's time to change, cause you've crossed my way. I dare say you should stay right by my side. Oh, 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 I'm changing all for you. What I do think right now, speak out loud, most unexpectedly fascinating me. Oh, 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 now I found Cinderella's dress outside. Mi sembra che vada meglio, no? Sì, a momenti. Ma è ancora molto stancante. Io la trovo una presenza frizzante. Davvero? E divertente. Nient'altro? Sì, Moritz è molto migliorato. È una buona cosa per entrambi i ragazzi che Clara dia una mano con i compiti. Ah, è un modo elegante per dirmi che sono una cattiva madre che trascura i suoi figli? No, perché neanche tu sei un padre perfetto. Potresti essere tu ad aiutarli a fare i compiti invece di portarti il lavoro a casa la sera. Sì, hai ragione. Da oggi cercherò di essere più presente. Stai dicendo che non sono più all'altezza? Cosa? Sembra come se fosse colpa mia. Ma che stai dicendo? Qui nessuno parla di colpe. Ti aspetti troppo da te stessa, questa è la verità. Cerca di rilassarti, per l'amor del cielo. Vi rendete conto che siete identiche? Identiche? In che cosa saremmo identiche? L'ostinazione. Svegliati. Bella sta facendo dei versi molto strani. Oh, Bella. Sei stata bravissima. Che magnifici cuccioli. Sono cinque. Clara? Sì? Come mai tu ancora non hai bambini? Beh, perché se si vuole avere una famiglia, bisogna avere una casa in cui la tua famiglia possa vivere. Tu non ce l'hai? No, non esattamente. Allora puoi vivere con noi? Questa è un'idea carina. Vieni, torniamo a dormire. Ti devo dire una cosa. Questa è stata la notte più bella della mia vita. Ti posso garantire che ce ne saranno di migliori. A letto ora. Che sonno. La mostra è andata molto bene. Ha ripagato tutte le spese per la fiera dell'arte. Spero che i cuccioli non facciano pipì dappertutto. No, ci penso io ad educarli. Di tutti i posti proprio nel mio soggiorno. Prenderei volentieri uno di quei cuccioli. È da tanto che lo voglio. Non sperare di portarlo qui in galleria. È vestita diversamente. Carina. Molto gentile. Se nota i vestiti di tutti, avrà le giornate piene. Non è così. Io mi concentro solo su alcuni vestiti. Ah, sì? Solo su quelli che vuole conquistare perché comprino le sue patate? In genere funziona. Basta un complimento? Funzionerà con le belle signore di Düsseldorf, ma non con una ragazza di campagna che viene dall'Eifel. È un posto lontano. È lontano. Lontanissimo. È a 3 ore da qui. Nell'Eifel abbiamo vulcani addormentati,
pascoli come quelli delle fiabe. E in mezzo, la mia fattoria. E allora che ci fa qui? È una lunga storia. Cappuccino? È così, vedi. Questa mia vita in campagna ha un suo modo speciale di rendermi molto felice. Però forse dovrò rinunciarci. Allora che cosa farei? Non lo so. Sono lì da quando sono nata. Ma non ho idea di come riuscire a pagare tutti quei debiti. E tua sorella? Mi scusi? Scusi lei. Ha detto subito che non poteva aiutarmi. Ora che ci penso, le vorrei portare dei fiori. Ha una specie di giardino pietrificato fuori casa. No, non può essere vero. I cani in salotto e i fiori nel mio giardino zen. Pensava di farti piacere. Tu non hai alcun rispetto di me. Quelle linee simbolizzano l'acqua. Un fiume senza fine. Dice che la rilassa. Mickey si rilassa così, disegnando linee sulla ghiaia. Un proverbio cinese dice che il seme della felicità è nell'attimo. Prova a vederla così. Quando lei disegna queste linee tra i sassi, non ha preoccupazioni, non ha stress. Ma che carino. Non ci sono pensieri. Non c'è la galleria, gli appuntamenti. Solo linee. Una volta lei dipingeva ed era felice. Una volta disegnava linee sulla carta. E non erano bianche. Erano piene di colore e vive. I fiori distruggono il giardino zen, o la simmetria, o tutte e due. La distesa pietrificata è un giardino zen? Sì. Ho salvato tutte le radici, li puoi riprendere indietro? Certo. Ceni con me stasera? No, stasera no. Devo ridipingere la galleria e abbiamo poco tempo, devo sbrigarmi. Ti do una mano io? Alza il braccio. Ecco, io vado più in alto, sei gentile, ma le mie basteranno. Chiudo prima e vengo lo stesso. Mind you, I never thought about these things before. And I guess how to dress never bothered me. Now it's time to change, cause you've crossed my way. I dare say you should stay right by my side. Oh, 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 I'm changing all for you. It's not that I didn't want to look like. Non hai voluto cenare con me, allora la cena l'ho portata qui. Volevi aiutarmi, no? Tieni. Me la sono cercata. Il catalogo è un vero gioiello. No, il grigio stacca bene sulla pagina, nel modo più assoluto. Sì, a più tardi, grazie. Most unexpectedly fascinating me. No, mi dispiace, mia sorella non può risponderle adesso. Posso aiutarla io? Finito, ho ripulito tutto. Ho riaggiato la stanza, il tuo artista può venire quando è comodo. Cos'è successo? Oh no, che ho sbagliato stavolta? Sembra che per la fattoria ci sia un acquirente.
piazza, è un'altra presa in giro. Così terribile per te. Ho fallito. Il signor Wagner della banca pensa che se trovano la fattoria in buone condizioni la potresti vendere anche subito. Walter. Come? Si chiama Walter, quello della banca. Sì, è lo stesso. Ad ogni modo ho detto a quel tizio che ce ne saremmo occupate noi. In che senso? Gli ho detto che domattina andremo alla fattoria e le daremo una sistemata. Hai un vernissage tra 2 giorni. E io devo vedermi con quel coach. Non ti capisco. A te della fattoria non è mai importato niente. E adesso che si vende vuoi tirarla a lucido cancellando i tuoi impegni e trovando il tempo di andarci. Stai, non più mentre guidi. Lola, per favore. Marco, mi senti? Sì, certo che lo inviteremo. Aiuto, è qui che sei cresciuta? Sì, è qui che siamo cresciute. Posso fare un giro sul trattore? Da dove cominciamo? Cambiandoti i vestiti. Fatti la coda. Mostro le mucche. Ecco. Lei è Puppi. Ciao, Connie. Lei è Connie. E poi c'è la più carina. Lei è Pauline. Vero, Pauline? Sì, sì. Hanno tutte un nome? Sì. Ma come le distingui? Sono uguali? No, non per me. Hanno caratteri diversi. Le mucche hanno carattere? Sì. E un'anima. Avvicinati. Guardale bene gli occhi.
Ha delle ciglia lunghissime. Anch'io le vorrei così. Chi è il gentile cavaliere che ti aiutava a dipingere ieri? Oddio, me ne sono dimenticata. Avevo appuntamento con lui oggi. Chiamalo. Non ho il suo numero di telefono. Possiamo sempre cercarlo. Ci hai visti ieri? Ma non volevo disturbare. Come si chiama? Non ci avresti disturbato. Te l'avrei presentato volentieri. Ok. Vende piante e generi alimentari? Mi ha conquistata con le sue patate. Ecco perché era così silenzioso, non c'è linea. E non prende neanche internet. Dov'è il telefono? In ufficio, dove è sempre stato. No, Marco, non chiudere con loro se io non sono presente. Sì, lo so che i margini sono stretti. Marco, ho bisogno che ti fidi di me. Se ti dico che si può fare, si può fare. Grazie. Non mi sono mai divertito così tanto in vita mia. Non lo chiamerei divertimento. Scusate, la galleria ha portato via più tempo del previsto. Queste sono ancora in circolazione. Non ci posso credere. Mamma, perché non siamo mai venuti qui? C'è sempre tanto da fare, il tempo vola e... Ok. Non fa niente. Ora stiamo qui tutti insieme ed è bello, no? Magari la mamma ci guarda dalla sua ed è felice. Non c'è la lavastoviglie. Prelavaggio e lì il risciacquo. Va a vedere che sta combinando Moritz. Spero che tu gli abbia lasciato abbastanza acqua. Deve essere sufficiente per due docce. Estendete gli asciugamani. Non hai ancora messo il boiler? No. E neanche il riscaldamento centralizzato. Ma la stufa funziona alla grande. Allora, lavo i piatti o li asciugo? Li lavi. L'ultima volta li hai asciugati, quindi ora ti tocca lavarli. E tu ancora te lo ricordi, eh? È naturale. Ah, è gelata! Lola ha usato tutta l'acqua calda. Già. Hai cambiato una virgola qui dentro. No, mai avuto tempo. Buonanotte. A domani. Mickey. Grazie per oggi. Sono i miei disegni. Li hai conservati tutti. E li hai appesi. I tuoi disegni mi dicevano buonanotte quando andavo a dormire e buongiorno quando mi svegliavo. Ho conservato tutte le tue cose. Nella cassapanca che papà ha fatto per la cresima.
Ti ricordi questo? Hai detto devo alzarmi, mi si è addormentato il sedere. E tu hai detto un sedere non può andare mai a dormire. Quindi resta lì seduta. Non hai idea di quanto facesse male. Mi sentivo spilli dappertutto. Il desiderio più grande, la voglia di viaggiare, di andare oltre il recinto. Elsa o Pauline? Pauline. Io ho sempre capito perché litigavi con papà. Eravate come due galli in un pollaio. Ma perché non sei più venuta a trovare mamma? Oh, Clara, nostra madre... Ma che razza di madre è stata? Una che ogni volta che papà urlava con me voltava la faccia dall'altra parte. Una che si metteva a cucinare sorridente e cantava spensierata come se non fosse successo mai niente. Che ballava. E mi abbracciava la mattina dopo con gli occhi pieni di lacrime. Era così nostra madre. Era fuori di testa. Era fuori di testa. Sì, è vero. Si sentiva come ti sentivi tu. Voleva tanto andare via. Mamma voleva andarsene. Sì. Ma sai come sono le madri, no? Non lo diceva a nessuno. Chiudeva gli occhi su tutto quello che non andava. Ma allora perché è rimasta? Per noi due. Ha sopportato. E poi aveva le sue amiche fidate ad aiutarla. Tante piccole pillole. Una per ogni occasione. Il medico del paese diventava sempre più generoso. Mal di schiena? Due di queste piccole blu. Si sente stanca? Prende la bianca, quella grande. Non dorme? Ci sono le rosa, sono ottime. Tutto questo unito a farmaci psicotropi per combattere gli sbalzi d'umore che proprio tutte quelle pillole le procuravano. Come hai fatto a scoprirlo? Lo nascondeva bene. Ho cominciato ad avere dei sospetti dopo che papà è morto. Troppo tardi per poter fare qualcosa. E io non ero qui. Presto saranno qui. Mi fai un favore? Pensaci tu. Non ci riesco. Non riesco a vedere estranei per la fattoria. La proprietà di cui vi parlavo. La casa è stata costruita nel 1835. Si tratta di un edificio protetto. Faccia strada. Salve. Prego. Grazie. Ecco. Oh, com'è affascinante. Una vera cucina di campagna. Oh,
Guarda, Flo. Ci sono ancora le tendine fatte all'uncinetto alla finestra. Le ha fatte lei? Le ha fatte nostra nonna con le sue mani. La struttura della casa è molto solida. Sua sorella ha preferito investire sulla stabilità piuttosto che sul comfort. Sì, esatto. Proprietà molto interessante. Torneremo col nostro architetto, va bene? Certo. In settimana, credo. Perfetto. Per qualsiasi cosa non esiti a chiamarmi. Arrivederci. Mi permetta. Grazie. Allora? Com'è andata? Bene, molto bene. Bene. Marco? D'accordo, a che ora arriva il catering? Ritardalo il più possibile, per favore. E mi raccomando, ricordati i fiori. Grazie. Sono terrorizzata per stasera. E perché? Che potrebbe succedere? Potrebbe venire un pubblico sbagliato. Thaler potrebbe pensare che non sono all'altezza di questo lavoro, che sono semplicemente un pallone gonfiato. E che non sarò mai la titolare di una galleria d'arte degna di tale nome. Sei così in gamba. Conosci gli artisti, conosci le persone giuste. Ormai ce l'hai fatta. Il mondo dell'arte è così precario. Basta un attimo e improvvisamente non sei più nessuno. E dipendi sempre dagli altri. Beh, certo, è difficile per una persona indipendente come te. Se accetta di rinegoziare il prestito, esistono le condizioni per un prestito più leggero, il prestito sponsor, con cui ristruttura il debito e può ripartire. Se... E questo è il grandissimo, se è in possesso di un piano di rientro che convinca i suoi debitori. Sì, è questo che vuol dire. Un'idea commerciale che le permetta di vivere. Una nicchia di mercato. Dovrà rischiare qualcosa. Temo che dovrà sbarazzarsi della produzione del latte. E a questo proposito, ho qui alcune idee. Il fienile per i matrimoni, per esempio. Vacanze in fattoria con animali. No. Riabilitazione invalidi con animali. Oppure slittiamo verso la produzione locale. Con le sue marmellate e conserve farebbe un impero. La richiesta di prodotti locali è in crescita. Lo hanno capito bene i supermercati. Sì, ma credo che ormai sia troppo tardi. Stanno per comprare la proprietà. Clara, ma lei cosa vuole fare? Tenerla o venderla? Tenerla, naturalmente. Ah, e allora i compratori non la interessano. A lei interessa un'idea commerciale che sia soddisfacente. Ed è nelle sue mani. Un chilo e mezzo? Glieli puoi pesare tu? Sì, certo. Ciao. Non mi piace essere preso in giro. Scusa, mi dispiace. Anche a me, tanto. Sì, ma posso spiegarti? Siamo andate... Cavolo. Scusami tanto. Sai che cosa sono questi? Sì, 200 euro buttati via. Fiori. Fiori, ho trovato. Ho trovato fiori commestibili di produzione locale, ecco l'idea. Ma di che parli? Se ho un'idea che funziona, non sono più obbligata a vendere la proprietà. Posso tenermi la casa, la terra, tutto. Fiori commestibili. Da oggi in poi pianterò fiori. Tu mi porti fortuna. Scusate se interrompo. Prego. Io torno subito, eh? Certo, sì. Tranquillo. Lola? Sai dove è andata Clara? Lola? Non ne ho idea. Non si è più vista da quando siamo tornate. Mi dai una mano?
Non vi posso rispondere, lasciate un messaggio. Oh, è inutile, non risponde mai. Oh, non ci vuole molto per riconvertire le coltivazioni. Preparerò la terra. E seminerò i fiori. E poi... sarò io il tuo fornitore. Ah. Sì, metterò da parte i fiori più belli. E tu potrai venderli. E poi venderò in tutta Düsseldorf. E poi in tutta la Vestfalia. In tutta la Germania. In tutti i ristoranti. Tutti conosceranno e mangeranno i miei fiori. Seminare e coltivare i fiori è una cosa, ma... poi ti serve una catena di distribuzione. Ci penserò io. Mi informerò su come si fa. Altri ci sono riusciti, no? Tu sei matta. Dici davvero? Sono matta! Beh, intanto dobbiamo gestire le acquisizioni. Sì. Assicurare i canali di consegna. Sai quanto tempo e quanti soldi? Sì, lo so. Se posso tenere la fattoria non ho paura di niente. E tu? Neanch'io. No. No. Il più bello è questo. No, io voglio tenere questo. Ma questo qui è molto più dolce. Ciao! Sei tornata finalmente. La mamma ti ha cercata, ma dove eri finita? Sono stata... Ci siamo preoccupati. L'inaugurazione è tra un'ora, devi ancora prepararti. Oddio, il vernissage. Avanti, vieni con me, devi darmi una mano, non posso farcela da sola. Che cosa mi metto? I capelli come li sistemo? Meraviglioso, la ringrazio. Allora più tardi. Ne ecco le due, vede spostate. Ciao. Clara è introvabile, a casa non c'era e al telefono non risponde. Tua sorella sa badare a se stessa, non preoccuparti. Non sai cosa ho trovato là, ciao. La fattoria è in stato di totale abbandono. È una benedizione che qualcuno abbia voglia di acquistarla. Spero di non aver dimenticato niente. Tesoro, sta tranquilla, è tutto perfetto. Sarà un enorme successo e se così non fosse, io ti amo comunque. Non scherzare, deve essere un successo e lo sa. Dobbiamo riappendere tutti i quadri. I due qui dietro vanno tenuti separati uno dall'altro e per quello laggiù serve una luce nera piazzata. Sono perfetti così come sono, si fidi di me. Signor Taylor, sono Philip, piacere. Thaler, io mi chiamo Thaler. Thaler. Per questo la Galleria Steinhoff è onorata e orgogliosa di ospitare questa sera una personale che lascerà il segno. Diamo il benvenuto a un artista talentuoso, rinomato in tutta Europa, Joe Thaler. Vi ringrazio molto per questo caldo benvenuto. Vi chiedo scusa perché non sono bravo con le parole, quindi spero che i miei quadri parlino meglio di quanto non facevo. Ciao. Buonasera. Grazie di essere venuti. Grazie a tutti. Clara, sì? Ho una consulente per l'immagine adesso. Va tutto bene? Sì, ho moltissime cose da dirti. La prima che... Clara, parliamo più tardi, va bene? Certo. Godiamoci la serata. Grazie. Cosa pensa di questi quadri? Oh, belli. Molto. E se volessi un parere sincero? Beh, per la verità, direi che non li capisco molto. Sono così grigi, così scuri. Non vedo la ragione per cui lei dipinge così. Il mondo è un luogo oscuro. Il mondo è grigio. È grigio scuro. Il mondo è nero. L'uomo si crede superiore a tutto. Guerre ovunque. Fukushima, la crisi economica, l'influenza suina, la diossina. Credo che
quel quadro grigio chiaro sia persino troppo ottimista. Sì. Ma perché lei non guarda le cose belle? Non ha più nessuna speranza? La speranza è sinonimo di ingenuità per me. Io non credo nell'arte che imbellisce le cose o nel romanticismo. Certo. Vede, nella nostra famiglia era Miki la sola... Mi scusi, Mika. Era la sola a capire di arte. Noi veniamo dalla campagna, sa. Come? Voi due siete parenti? Sì, sì, è mia sorella. Ecco, i suoi quadri li ho sempre capiti. Dipinge anche lei? Prima sì. Le piaceva dipingere quello che vedeva. E poi a lei piaceva usare tantissimo i colori. Non me lo dica, sua sorella amava dipingere i fiori. Certo! Fiori multicolori. Sì! Sì! Usava ogni tipo di colore, certo! Sì, dipingeva il giallo delle stoppie, il verde dei campi di erba medica, l'azzurro del cielo, il rosso dei papaveri. La nostra vita era immersa nei colori. Sì, e nei quadri di Miki si vedevano tutti. Miki? Io non immaginavo che venisse dalla campagna. Sì, non si può dire a tutti che una volta puliva la cacca delle mucche. Ah, ecco. La sua monocromia crea una trasparenza che ci conduce quasi religiosamente in un universo oltre il colore. Ma è buono o no? Secondo te? Qui scrive, per la gallerista Mika Steinhoff, un colpo da maestro. La prima in Germania ad ospitare una mostra dell'artista internazionale Joe Thaler. È entrata così a pieno diritto nel gota dei galleristi di arte contemporanea. Non male. Lo ha dichiarato il professor Jessen. Ah, il professor Jessen. Il professor Jessen è un'autorità. Vediamo il giornale di Düsseldorf. Dalle stalle alle stelle, la galleria Steinhoff affonda nel grigio. Miki! 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 Mika! Calmati, per favore! Entro domani mattina sarà nel bidone dell'immondizia! E nell'immondizia ci sarò anch'io! Che cosa sei andata a dirgli? E perché? Per quale motivo lo hai fatto? Non dovevo portarti con me! Non sapevo che non avrei dovuto parlare delle nostre origini! Avresti dovuto dirmelo! Avresti potuto spiegarmelo prima! O anche meglio mettermi una museruola! La mia reputazione a Düsseldorf è rovinata! Non potrò più mettere il naso fuori di casa! Che cosa c'è di così vergognoso se alcune persone che leggono un giornale sanno che sei nata e cresciuta in campagna? Stai esagerando! Ora ho un marchio addosso, un marchio che non volevo! E la gente di qui non dimentica facilmente certe cose! E allora sono degli idioti! E tu non dovresti dargli tanta importanza! Io... tutta la mia vita dipende da questi idioti! Sono i miei clienti! Sono i miei amici! Non sono amici se fanno così! E ai tuoi clienti cosa vuoi che importi da dove vieni? È uno stupido pettegolezzo! Sì! Ed è per questo che lo scrivono sui giornali! Dio... Mika... Ti prego, esci. Mi dispiace tanto. Per favore. Non sopporto l'idea di farti soffrire. È l'ultima cosa che voglio. Credimi. Lascia, faccio io. Non preoccuparti, vedrai che si calmerà. Sì. Ma ho bisogno di fare qualcosa, non posso starmene qui seduta ad aspettare. Dalle un po' di tempo. Thank you.
Che cosa hai fatto a queste scarpe? Le ho pulite. Erano conciate proprio male. Non erano conciate male. Sono scarpe sabbiate, un modello speciale, le sabbiate Milano. Scusa, io pensavo che andassero pulite. Non devi pensare, Clara. Ogni volta che pensi tu combini disastri. Questo è davvero ingiusto. Dov'è che si trovano? Vado a comprarne un altro paio. Vuoi sapere dove puoi comprarle? A New York le compri, prendi l'aereo e ci vai. Ma quella è la parte facile. Prima devi chiamare l'atelier e fissare un appuntamento privato. Ti presenti, suoni il campanello, loro ti fanno entrare e ti mostrano tutta la collezione. E se ti piacciono, se ti stanno bene e se hai soldi per poterle pagare, ne puoi prendere un paio che costa solo $699. Ma è un affare, un'offerta speciale, Clara. Perché di solito costano $2000 e tu vorresti ricomprarmele? E tu paghi $699 un paio di scarpe che sembrano appena uscite da una spedizione nel deserto? $699? Sai a quanto ammontava il conto che non ho potuto pagare per cui ho preso il primo prestito? Il debito da cui è cominciata tutta questa storia? €247. €247 che mi servivano per ripagare la mungitrice. Qualcosa che mi serviva per vivere. Qualcosa che era assolutamente necessario. E tu ci compri le scarpe? Non accetto lezioni di morale da una che non ha ancora capito come vivere. Come vivere? Come vivere? Sei tu che non hai ancora capito cosa sia vivere. Hai idea di quanto mamma abbia aspettato che tu venissi a trovarla prima di morire? Ti lasciavo messaggi, tu non richiamavi mai e io mi inventavo migliaia di storie per giustificarti. Gli ho detto che l'amavi tanto perché potesse andarsene in pace. Ero accanto al suo letto mentre moriva e lei di chi parlava? Di te! Sempre solo di te! Mi hai lasciata sola e sei andata via. Non ti importava più niente di noi, più niente. Sarò felice quando quella casa con tutto il suo carico di sofferenza apparterrà a qualcun altro. Ah sì? Quella casa non apparterrà mai a qualcun altro. Mi tengo la fattoria. Grazie al signor Hoff. E anche a te. E io che non vedevo l'ora di dirtelo, che scema. Ma a te non interessava affatto. A te importava solo di venderla alla fattoria. Per questo hai deciso di darmi una mano, giusto? Tu hai bisogno di liberarti del tuo passato, di tutti i tuoi sensi di colpa. Non hai capito niente. Non funzionerà mai così. Al contrario. Prima che venissi tu, la mia vita era perfetta. Era tutto a posto. Non avrei mai dovuto invitarti. Vado via. Sta tranquilla. E non dovrai rivedermi mai più. È stato bello avere una sorella, anche per pochi giorni. Se ne dovranno andare. Devo pensare alla riconversione delle colture. Seminare e far crescere i fiori commestibili. Non c'è tempo per il latte. E ci si guadagna vendendo fiori che si possono mangiare. Suona strano, lo so. Ma invece è davvero un ottimo affare. E la gente paga un sacco di soldi per i fiori commestibili. Ned, ascolta. Vuoi tenerle tu le mucche? Te le possiamo comprare. L'importante è che tu rimanga. Mm.
forza. Sarebbe interessata a organizzare anche la mia prossima mostra? Sì, certo, sì. Ho già cominciato a lavorare su qualcosa. Vorrebbe vederlo? Potrebbe venire a New York. Mi piacerebbe avere la sua opinione. Sì, vengo senz'altro. E aggiungo anche questi, sì. Ok. Ho perso il conto di quante buche mi hai dato. E non so ancora per quanto tempo riuscirò a sopportarlo. Ma vorrei sapere che è successo. Ho provato a parlare con tua sorella, ma non è servito. Sei stato da mia sorella? Mm-hmm. Oh, ok. Senti, che tu sia scappata dopo la litigata con tua sorella, questo lo capisco. Ma che tu abbia evitato di cercarmi per settimane, lo trovo vergognoso. Tu vivi in città, ok? E io qui. Come potrei fare con la fattoria? Il mio ultimo ragazzo era convinto che la campagna gli sarebbe piaciuta. Ma non sapeva quello che diceva. E quando l'ha scoperto? E tu hai pensato che il ragazzo delle patate fosse come lui? Neanche la pena di provarci? No. Beh, sì. Forse è stato così. Penso che dovresti cominciare a fidarti di qualche persona. E poi potresti mettere da parte questa esistenza da guerriero solitario. Non ho mai provato prima. Non credo di essere brava. Già. Quelle no. Perché queste no? Una di quelle tazze è di Mika, l'altra è mia. Sibilla, papà, ecco. Ce l'aveva comprata nostra madre. A una fiera della ceramica, eravamo piccole. Passammo una bellissima giornata insieme. Da quelle tazze potevamo bere tutto. Tè, cioccolato, caffè.
E anche la grappa, di nascosto. Ti manca tua sorella? No. Non posso dire che mi manchi, è che... lei... non fa niente. Non è il momento di parlarne. Ho problemi più importanti da risolvere. Il primo è cosa e quando seminare, e poi... come funziona la logistica delle consegne e della distribuzione. Accetta di farti aiutare. D'accordo, ho capito. Bravi, siete arrivati al momento giusto. Che tavola meravigliosa. Wow, che cos'è, una festa di compleanno? Sedetevi. Manca ancora molto alla festa della mamma. Non è che volete chiederci qualcosa di speciale? Fuori il rospo, ragazzi. Che cosa volete? Intanto volevamo dirvi che noi apparecchieremo e sparecchieremo tutti i giorni. Solo la tavola per la cena. Tutti i giorni, se noi... meglio ricominciare tutto da capo. 9 settimane fa è successa una cosa molto speciale. 9 settimane fa sono nati 5 cuccioli di Bella. E Bella sarebbe felice se qualcuno se ne prendesse cura. Noi vorremmo tanto un cucciolo, mamma. Sono tanto, tanto dolci. Ce ne occupiamo noi, pensiamo noi a tutto. Davvero, a tutto. Ragazzi... per me sì. Andiamo, si può fare. I ragazzi si sono impegnati e... lo spazio c'è. Piacciono gli animali, e tu lo sai. Cani, mucche, maiali, galline, letame, fertilizzanti. Non fanno parte del mio mondo. Eppure qualcosa in quel mondo ti portava a dipingere. E anche molto bene. Non ci riesco più. Clara e io non abbiamo mai avuto molto in comune, vero? Tu sei sempre stata particolare. Una persona diversa. Si vede anche da queste foto. Gentile, sensibile. E Clara invece è frizzante e divertente. Sì. Sì, perché mi ricorda come eri tu quando ci siamo conosciuti. Quando passavi metà della notte a dipingere, usando colori di ogni tipo. Divoravi panini col salsiccia di fegato e dipingevi, 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 finché non ti trascinavo a letto. L'amica che usava i colori, la conosciamo solo Clara e io. Clara mi ha chiesto perché ho smesso di dipingere. Sembra sia tutto svanito. Un tempo era la cosa più importante della mia vita. Che cosa pensi che sia cambiato? Provare a me stessa di essere qualcuno. Di essere capace di fare i soldi, di diventare famosa. Sicura? A mio padre. Ho dimenticato tante cose. Mia sorella aveva bisogno di me e io l'ho dimenticata. Ah!
sto qui. Sono tutti adorabili. È questo. Lola, dobbiamo trovargli un nome. Dipingerò di nuovo. E voglio riprendere a farlo da qui, dove ho cominciato.